Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente facciamo il Carega, quindi sono 1300 metri circa di dislivello totale. Ho fatto i tardi anche ieri sera, ci sto prendendo un po' le abitudini, però vabbè, alla fine è estate, è giusto anche fare serata, insomma. Quindi sono qua abbastanza vicino a casa, parto da Giazza e andiamo su fino a 1900 metri. Ci saranno 15 minuti da fare in portage, quindi mi porterò la bici dietro le spalle. E il tempo doveva essere perfetto, ma è nuvoloso. Vediamo se va tutto liscio come l'olio. La difficoltà è media e il percorso però è tecnico, quindi è difficile. Quindi andrò piano, insomma, penso che me la godrò, insomma, così com'è. Come al solito vi porto con me e sapete che vi lascio sempre il percorso in descrizione per chi volesse affrontarlo. Bene, sono arrivato al 12° chilometro e devo dire che il paesaggio è da mozzare il fiato, veramente. Comincia ad acquistare un senso. Sono fermato a mangiare un panino al rifugio Pertile e fantastico. La giornata per adesso sta andando benissimo. La salita è dolce, quindi è veramente solo questione di costanza, si va su come niente. E fra 5-6 chilometri dovrei arrivare in vetta. Scusa. No, fai figurati. Scusa, mi sa che devo fare. No. Guarda, sai che la farei tutta a piedi, vero? Sì, sì, ma era previsto. Ah, infatti. No, ho visto prima uno qua che non era mai passato e tirava di quelle bestemmie. Beh, diciamo che io prima di partire mi informo. Guardo bene il percorso. Ah, ma sai che ti va l'avventura. Ah, tanto l'avventura c'è lo stesso. Bene, siamo arrivati al primo scollinamento e qui bisogna farla a piedi. Non c'è altro modo. Comunque è fantastico, ecco, veramente molta attenzione bisogna fare, infatti tengo la bici da una parte, però devo dire che è uno spettacolo e vale assolutamente la pena. Ovviamente specificato il percorso non si può fare in e-bike perché alcuni tratti bisogna proprio trasportarla e l'e-bike non è leggera come una muscolare. Ecco, ovviamente ci sono tratti come questo che tenendo frenato, diciamo, si possono fare fino a quando si arriva così, e meglio prenderla in mano perché se lì faccio un dritto sono giù a valle. Comunque è veramente spettacolo, Bene, anche per oggi siamo arrivati a Passo Zevola, 1820 metri, e credo che sia il punto più alto.
Quindi adesso in teoria c'è solo divertimento. Mamma mia, che spettacolo! Che spettacolo! Come alle giostre, come un bambino. Guarda che spettacolo, che spettacolo! GoPro, avvia video. GoPro. E là. Bene. Oggi non uno, ma ben due volte cappottato a manetta. Il segreto è quello di rialzarsi subito e via, immediatamente, senza pensarci. Se no, veramente, non vai più, se no. Cioè, oh, pazzesco, cioè, le cose succedono sempre quando ho la telecamera spenta. Eccolo là, mi è passato quello stambecco là, quello là che vi faccio vedere adesso, lì, vediamo se riesco a inquadrarlo meglio. Beh, provo a fare l'ingrandimento poi quando sono a casa. Comunque mi è passato davanti, ero a 2 metri, mi ha fatto prendere un colpo da paura.
Cioè, devo dire che oggi doveva essere una giornata tranquilla, invece è veramente una giornata piena di emozioni. Mamma mia, oh. Incredibile, cioè c'ho il cuore che mi batte a 3000. Pazzesco, cioè proprio mi è saltato 2 metri, stavo andando con la bicicletta, per fortuna stavo andando piano. E guarda anche su, non so se mi senta parlare magari. Comunque è allucinante. Oh, mamma mia, che spettacolo, veramente bellissimo, bellissimo. Ciao! Allora, un panino con un hamburger, cipolla e zucchine. Hamburger? Hamburger, sì. Beh, oh, oggi spettacolare, spettacolare, cioè veramente, a parte le due cadute, che vabbè sono sempre adrenalina in più, lo stambecco mi è passato a 2 metri e cavolo, non avevo la camera attaccata, comunque veramente emozione a non finire. Paesaggio fantastico e devo dire super soddisfatto. Quindi si conclude un'altra avventura e questa volta devo dire che veramente mi ha lasciato senza parole. E come al solito invito a iscriversi se volete seguirmi in quello che faccio. Io ogni settimana vado in qualche posto in giro con la mountain bike e quindi non vi rimane altro che iscrivervi se volete seguirmi e vedere dove sto. Per il resto mettete un mi piace se vi è piaciuto il video e basta, ci vediamo alla prossima, ciao!